piange, se mi taglio una cipolla piange, odio la musica presa per te, se anche la baia no morde, quasi inciampo sopra una bottiglia. Allora, insomma, vedervi qua su divanetto sembra un po' quasi un luogo comune, un classico, un cliché, nel senso che tre dei vostri video sono stati girati su un divano. Banalmente in Golgota parlate anche di un divano scomodo, parlando poi di un'intervista. Speriamo questo che questa, ma mi sembra di capire che non lo sia già dall'inizio, comodo, qui con noi non sia scomoda. Questo è comodo, questo è comodissimo. Ci siamo. D'accordo. Una filosofia di vita anche il divano, comunque, no? Assolutamente, importantissimo. Poi noi, essendo appunto coppia, vivendo in una casa, c'è cioè il divano. Beh, divano, telefilm, boccia di vino e al nuovo venerdì sera. E sei in pole position. Sei in pole position. Come disse il sommo poeta. Perfetto, Dante Alighieri. Allora, il nome come cosa è sicuramente incisivo. Un gioco di parole, come lo è stato anche l'utilizzo per il nuovo album Hai Paura. Dove andate a fondere anche poi un po' un concetto, una parola molto utilizzata dai giovani adesso, che è hype, aumentare l'hype, il sentiment quasi. E giocare appunto su queste assonanze, su questi giochi di parole appunto. E è un po' una cosa caratterizzante dell'album, ma da cosa traete effettivamente poi quello di cui narrate cantando? Qual è la vostra fonte di ispirazione? Allora, il gioco di parole, come tante altre figure retoriche, fanno parte più del codice stilistico, metrico, chiamiamolo come vogliamo, è più appunto lo scheletro poi di quello che facciamo, che sono canzoni. Sicuramente la matrice invece testuale ha un sapore più cantautorale. Parliamo di quello che ci circonda, nulla di più. Insomma, parliamo di quello che vediamo. Noi abbiamo questo fantomatico quaderno delle rime, come si faceva una volta, poi magari si fa ancora, però poi adesso ci sono i telefonini. Invece noi io abbiamo usavo ancora le note vocali. Non le note vocali, il blocco note per la precisione. No, noi siamo ancora alla vecchia, ci piace ancora la carta e penna, perché poi quando vedi le cose scritte, non lo so, in qualche modo ti suscitano già un'altra idea e ti visualizzi forse più la canzone. Quindi non si fa nient'altro che annotare delle pennellate di qualcosa che vedi in giro, delle fotografie, e poi pian piano, quando il quaderno è pieno, succede un giorno che ti arriva l'idea di una canzone, quindi fai riversare tutto quello che ci sta dentro e crei queste canzoni, crei la canzone vera e propria. Sei sempre... Sono d'accordo. Sei d'accordo? Sì. Come sul caldo, sul divanetto. Sì. Allora, passiamo a un'altra domanda. Nei vostri pezzi ci sono tantissimi riferimenti al disagio giovanile, dalla rivoluzione con anche rivoli sociali. Ma di fatto poi, secondo voi, qual è il motivo per cui anche le nuove generazioni, a cui da un certo punto di vista vi rivolgete, poi si identificano anche in voi? Ma sicuramente penso che il disagio e il non sentirsi a posto sia un sentimento comune, credo, mi auguro anche un po'. E quindi noi comunque parliamo di quelli che sono i nostri problemi, le nostre... le cose che ci rendono felici, eccetera, ma tendenzialmente sì, c'è abbastanza una base di disagio, forse, no? Di comunque fastidio, non lo so, di inadeguatezza. Esatto, inadeguatezza, e quindi penso che sì, sia un linguaggio abbastanza universale. No. Sì, penso che il disagio sia un po' una cosa con cui vieni marchiato alla nascita. Penso che, come tante altre cose che sono caratteriali, ci si nasce in qualche modo contro, chi più chi meno. E quindi non te lo togli mai quella cosa lì. Forse, ecco, chi fa musica spesso ce l'ha dentro quella luce, quella forza, quell'energia lì. Quindi che... una sorta di disagio come moto di propulsione. Sicuramente anche, sicuramente un motivo di ricerca poi che ti spinge poi a ricercare e a creare qualcosa. Assolutamente, per toglierselo di dosso. Bravissimo, per espiare forse, no, le proprie così, insomma, paranoie, eccetera, eccetera, però... C'è anche una cosa molto tangibile, forse, che è uno dei motivi per cui le nostre canzoni sono arrivate, che noi abbiamo
proprio messo in prosa quello che ci succedeva, quindi vivere insomma, una vita anche difficile nel quotidiano, economicamente, in mezzo a mille sempre casini, e abbiamo semplicemente cercato una poetica che raccontasse queste cose. E allora, proprio a proposito della vostra poetica, del come fate anche i vostri pezzi, ci sono riferimenti al cantautorato italiano, come viene appunto in mente Anima Latina, però da un certo punto di vista fate anche poi riferimento ad artisti internazionali, come banalmente succede proprio lì sotto il vostro divanetto. Visto Fibra, cioè, prima David, no. Bowie. Ah, okay. David Bowie. E spostandoci invece su riferimenti musicali più contemporanei, con chi avreste piacere magari di fare un featuring, che è una cosa che al momento spacca. Ma dici italiano o... Non lo so, ecco, da questo punto di vista facciamo: uno mi risponde all'internazionale, uno mi risponde all'italiano, così accontentiamo tutti. Qua vi voglio. Vai, comincia tu. Ma non so, è internazionale, Anderson .Paak? Boh, cioè potrebbe essere figo? Io direi, boh, ASAP Rocky. Tyler, vabbè, forse è un po' difficile, però boh, perché italiano, quanto Anderson sull'italiano Paak, magari qualche nuovo artista, qualche nuova leva. Guarda, a me è piaciuto tantissimo l'ultimo, insomma, un disco che mi è piaciuto tantissimo è stato quello di Di Martino. È vero, anche a me molto. Ci è piaciuto veramente tanto, un artista che forse non avevo neanche mai approfondito. E ha fatto un disco veramente incredibile a livello di testi, a livello anche di musica. E quindi, insomma, ecco, per dirti, forse più che con chi faremmo featuring, ti dico una cosa che ci è piaciuta tanto e con cui magari ci piacerebbe avere a che fare, conoscerci, beccarci, così. Ecco, una delle ultime cose che ci ha proprio colpito è stato l'ultimo disco di Di Martino, molto molto bello. Beh, allora, dopo essere riusciti anche a estrapolarvi qualche riferimento musicale, vorrei farvi quella che è un po' una domanda che ha segnato quasi tutti gli artisti che sono passati qui da noi, che sono passati per questo divanetto. Come sapete, il claim, un po' il motto dell'edizione di quest'anno dello Sherwood è Sherwood Changes for Climate Justice. Per quanto vi riguarda, nella vostra vita di coppia, nella vostra vita di tutti i giorni, anche da un certo punto di vista artistica, cosa vi sentite di fare o cosa vorreste fare o cosa state già facendo per contribuire, o meglio per migliorare la situazione? Beh, sei tu la Ma allora, io cerco di limitare l'uso della plastica per quanto mi sia consentito, ecco, quindi cerco di non comprare magari troppi prodotti preconfezionati, ma magari di andare al mercato piuttosto che non usare molte buste di plastica, sempre la mia borsa di tessuto, bevo l'acqua del rubinetto, eccetera. Sì, forse ecco, anche dal punto di vista dei mezzi, sì. Milano aiuta, perché poi si può vivere senza auto, ecco, quello già è una cosa. Ad esempio, non ce l'abbiamo, sì, anche... Basta, questo facciamo. Beh, dai, è già, diciamo, è già non, un inizio, non è... L'auto non la usate, che comunque è una di quelle cose forse che sì, tende a contribuire parecchio. Infatti anche noi qua abbiamo cercato e abbiamo sponsorizzato un po' di mezzi alternativi, dalla bicicletta alle navette e quant'altro. Quindi anche tu stessa che utilizzi buste in tessuto, quindi non in plastica, direi che... Sì, per andare a fare la spesa, piccolo... sì, usiamo quelle, appunto, ne prendi una alla volta, di canapa e basta, vita. Infatti, sì. Allora ragazzi, vi ringrazio, è stata una bellissima chiacchierata, non vedo l'ora di sentirvi questa sera alle 22, ricordiamolo, sul main stage del Park Nord dello Stadio Gano per lo Sherwood Festival. Ancora grazie. Grazie a voi ragazzi, grazie a voi. A presto, a dopo, ciao!